Si sblocca il campionato della VL. Prima vittoria per i biancorossi di Buscaglia che sbancano Brindisi battendo Leppi Casa per 68-81. Decisivo, un primo tempo in cui Pesaro si prende un clamoroso parziale di 20-0, creando un solco nel primo quarto che Brindisi non sarà più in grado di colmare. Vantaggio comodo che la VL manterrà fino al termine della gara, nonostante il carico di falli che ha progressivamente pesato sui lunghi. Banford è stato il top scorer di squadra con 21 punti sostenuti dalla buona prova di Tambone e Bluet. Restando in tema di basket in Serie B arriva la terza vittoria su altrettante gare per l'Ital Service Loreto Basket, che a Pesaro batte Teramo a spicchi 82-63. Nel calcio 5, primo KO per l'Ital Service, che Eboli china il capo ai campioni d'Italia in carica. Vince la Felli 3-1, ma l'Ital Service se la gioca alla pari mordendosi le mani per un mancato risultato positivo che sarebbe stato più che meritato. Pesaro va in vantaggio con Murillo Schiocchetto, ma Eboli ribalta le sorti andando a riposo sul 2-1. L'Ital Service accarezza più volte il pari, ma raccoglie invece la beffa del 3-1 a 10 secondi dalla fine. Nel rugby arriva una netta sconfitta per la Fiorini Pesaro, che lotta, ma cade a Verona con un Severo 40-3. Prima gioia invece per la Megabox Vallefoglia che nella massima serie di volley femminile vince 3-7 a 1 a Bergamo. Le ragazze di pistola vanno sotto, ma vincono punto a punto ognuno dei 3 set seguenti.